vivo dalle macerie di Tino, frazione di Accumoli. Da questa esperienza sono nati dei brani inediti. Vediamo. Quella notte del 24 agosto, la notte che ha cambiato tutto, Simone era ad Accumoli, nella frazione di Tino, nella casa dei suoi nonni. A quella notte, a quell'esperienza, questo 29enne romano, direttore del coro della parrocchia di San Gabriele nel quartiere tuscolano, ha dedicato la sua musica. Sentivo l'esigenza comunque di esprimere quello che era stato il terremoto e ho avuto un'espressione tramite musica. Mi sono messo a scrivere musica, in particolare musica sacra. Ore e ore di prove con i 40 cantanti di questo coro nato 5 anni fa. Anche loro hanno sposato questo progetto, testimoniare in musica la speranza. I versi sono ispirati ai salmi, buio, notte, dolore, ma anche rinascita. Gli occhi di Simone si illuminano quando parla della sua frazione, una terra fatta di tramonti e di montagne. È stato sì un modo per raccontarmi anche dentro queste melodie, ma anche ricordo insomma tutte quante quelle frazioni e quei comuni che ad oggi purtroppo non ci sono più. Nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale una delegazione della Federazione Italiana Gioco Calcio in occasione delle celebrazioni per i 120 anni della fondazione. Erano presenti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, dirigenti sportivi nazionali ed internazionali, calciatrici e calciatori delle nazionali, una rappresentanza delle azzurre che hanno vinto gli europei del 1968 e i campionati del mondo del 1982 e del 2006. Il volley in sé.